Eccoci qua per un'altra diretta. Sono un po' arrugginito, da un po', era qualche giorno che non la facevo. E quindi niente, sono un po' arrugginito. Come state? Nel frattempo, vi dico la classica cosa: oggi saremo in diretta con Andrea Pirlo. Se volete tutte le domande, le mettete. Oh, dov'è? Qua, in questo box. Io sono a Milano, come potete vedere. Siamo venuti qua per le Iene. Io la vero, in macchina, in totale sicurezza, tranquilli. Allora, Andrea, se ci sei, mettimi, lascia un commento così riesco a tirarti dentro più facilmente. Vediamo un po'. Saluto anche il grande regista. Ciao Anto. Allora. Pirlo. Mi scrivo qua che è più semplice. Perché cercare qui tra le persone è complesso. Ok, ciao Matti. Allora, lascia un commento. Andre, se ci sei, lascia un commento che ti perdo. Che non riesco a trovarti tra le varie persone che sono online. Eccolo qua. Mi raccomando, tutte le domande mettete lì. Già vedo che le state scrivendo. Uè, Sei? Bene, come stai? Bene, bene, tu? si è ripreso dallo scherzo che quando ci siamo conosciuti. Preso. Vabbè, è già Ma passato un anno. scusa, ma oltre i capelli stai facendo crescere la barba? No, la barba l'ho tagliata, poi è ricresciuta, da un po' che si sta a casa, quindi non ho neanche la voglia di mettermi lì a sistemarla. Ma tu Senti, invece la come sistemi sta andando? bene? Io sì, ma Veronica è stata, più che altro qua c'ho qualche buco, guarda, lasciamo perdere. È stata lei a tagliare, a fare tutto. Come stanno andando questi giorni? Va bene, dai, tranquilli, siamo qua a casa con i bambini, la famiglia. Fortunatamente abbiamo il giardino e quindi riusciamo a stare fuori. Ok. Andre, ma il tuo vitigno ne ha risentito di questo periodo? Ma no, come tutte le So che attività. sei un grande produttore di vino. Come tutte le attività, ho avuto una pausa perché avendo anche tutti i ristoranti chiusi, la gente magari lo beve a casa, però non riesce a venderlo ai ristoranti e alle altre compagnie. Però ci sarà sempre tempo per poterlo vendere e dar da bere all'altra gente. Scusa, ma questa passione per il vino come ti nasce? Ma noi abbiamo sempre avuto vigneti, sia dalla parte di mia mamma che da parte di mio papà, dei miei nonni. Abbiamo sempre avuto dei vigneti sulla collina di Brescia e da lì abbiamo. Io da piccolo andavo a fare la vendemmia con i miei genitori, con i miei zii e tutti, e da lì poi è nato tutto. Abbiamo deciso di prendere una cascina sempre in quella zona e abbiamo iniziato a farlo un po' per gioco all'inizio e poi è diventata un po' più importante. Senti Andre, l'altra volta, settimana scorsa ho fatto una diretta con Marco Materazzi e un'altra con Cannavaro e a loro ho chiesto il loro Dream Team. Cioè, se adesso io dovessi accendere la PlayStation e dovessimo giocare, io so che tra l'altro sei un grande appassionato di PlayStation. Ero, mai Eri? andando più in ritiro, non gioco più. Ok, se dovessimo fare la nostra squadra, chi È mettiamo in più? Cioè, difficile. proviamo senza far offendere nessuno, so che è sempre complesso. Fare i nomi di altri, ok, però chi mettiamo in porta? Partiamo da. È difficile. Vabbè. Allora, in porta mettiamo Buffon. Vabbè, Ok. sì. Scegliamo anche quelli magari con cui tu hai giocato, quindi magari c'è anche un rapporto di amicizia. Poi in difesa prendiamo qualche italiano. Sì, Chi a mettiamo? Venezia, Maldini. Tutta italiana la facciamo la difesa? Non prendi Credo nessuno di di. sì. Ok. Sì, Nesta, Maldini, poi c'è Chiellini, Barzagli, Okay. La panchina Gianluigi. ovviamente è lunghissima, quindi così nessuno. Sì. Poi centrocampo, tu non puoi giocare. Ok, allora, metto Gattuso, Seedorf, Ambrosini, Vidal, Ok. Pogba. Vabbè, che 12, De non più. Rossi, De Rossi, no, ok. devo fare Tipo, 10 squadre, devo fare. davanti.
anche lì c'è l'imbarazzo della scelta: Ronaldo, Baggio, Del Piero, Totti, Inzaghi, Ok, però se dovessi Shevchenko, sceglierne due. Ronaldo, Baggio. Ronaldo Baggio. A proposito di Baggio, mi hai fatto un assist come quello che tu hai fatto a lui sì, Juve Brescia, finì 1-1. Io da romano e romanista me lo ricordo molto bene perché quel pareggio ci fece Sì. vincere lo scudetto, insomma, sostanzialmente. Te lo ricordi? Che ricordi hai di quell'assist? Ma mi ricordo solo il lancio mio che è stato il 10% del gol, perché poi ha fatto tutto lui con uno stop incredibile, è riuscito a saltare il portiere e poi a appoggiarla dentro, quindi 90% l'ha fatto lui. Che rapporto avevi con Baggio? Ma un ottimo rapporto, perché io ho avuto la fortuna di giocare con lui anche all'Inter prima di andare al Brescia, quindi l'avevo conosciuto. Abbiamo passato un anno insieme già all'Inter, e poi me lo sono ritrovato altri 6 mesi in prestito a Brescia. Quindi era il mio idolo da piccolo, e quindi ho avuto la fortuna di ritrovarmelo durante la mia carriera. Quindi meglio di così non mi poteva andare. Ma ti ha mai ringraziato? Cioè, ti ha ringraziato dopo quel gol, dopo quell'assist, e lui fece quel Ma gol che doveva pazzesco. ringraziarmi? Mica doveva No, che ne ringraziarmi. so, vabbè, ti ha detto qualcosa. Ma no, cosa doveva dirmi? È stato bravo lui, ha fatto tutto lui. Un passaggio Beh, tu però normale, poi. hai scavalcato tutta la difesa avversaria lui con quel tocco. Però lo stop così, non so in quanti lo possano fare. Senti, ma c'è un assist che ti ricordi che è quello che ti ha dato più soddisfazione? Un assist involontario, quello sulla punizione che abbiamo vinto la Champions con il Milan e Inzaghi. Una Ok, quello là. punizione, e come assist è diventato un gol. Perché c'è più gusto quando è involontario. No, sì, è stato importante, però a parte gli scherzi, l'assist più importante è stato quello con Grosso alla semifinale del Mondiale. Quello Ah, no, non ecco. si dimentica. Senti, ma al mondiale quei momenti là fermo, tutti abbracciati, che ricordo hai? Tipo Marco Materazzi mi ha detto che lui era andato dalla parte opposta e non voleva vedere e sentire nessuno. Tu dov'eri? Che facevi? E Che io ricordi hai? ero lì in mezzo all'ultimo rigore, Poi nessuno. Cannavaro mi ha detto che non voleva che fossero tutti quanti abbracciati, quindi Sì, infatti eravate. no. Eravamo tutti ognuno per i cavoli propri, però a un certo momento, prima del rigore di Fabio Grosso, ho abbracciato Cannavaro, e sperando Sì, poi che. ci ricordiamo la tua corsa, Sì. ma in quel momento, no, quando c'era Grosso che doveva battere il rigore, cosa vi siete detti? Ma le ho chiesto, perché ero un po' frastornato, se era l'ultimo rigore, che in caso avesse fatto gol, siamo stati Vincevamo. campioni. Quindi è stato un attimo un po' di stress, però fortunatamente è andata alla grande. Cioè, che ricordi hai di quei momenti? Ma sono momenti indescrivibili, perché l'adrenalina e la motivazione che hai a giocare una finale, arrivare ai rigori stremato e giocarti la Coppa del Mondo, che è il sogno che hai da bambino, penso sia un'emozione unica, che è difficile poi da descrivere, da raccontare. Senti Andre, ma invece negli spogliatoi là tra tutti i ragazzi voi della nazionale, chi era quello più casinista? Ma ce n'erano tanti. Io Eravamo un bel so gruppo. che mi ha confidato l'altro giorno Cannavaro ha detto che comunque sì, a te che dice sempre che non ridi mai, che sei serio, in realtà tieni banco alle cene e Ma anche io nello spogliatoio. sono uno che fa gruppo, mi piace Fai ridere e gruppo. scherzare, e piace stare con i miei amici, e chi mi conosce lo sa come sono. Poi è normale che magari davanti a gente che non si conosce sono un po' più restio, e voglio conoscere prima le persone prima di aprirmi. Però chi mi Ok, conosce poi cioè, ci sta quindi bene. perché nell'immaginario collettivo noi abbiamo l'idea di Pirlo di una persona sempre seria e che non ride mai? Cioè, lo saprai che Perché sei dovrei ridere? Se casinista, uno no? non mi fa ridere, non devo ridere. Se non lo C'hai conosco, perché devo ragione. ridere?
No, che ne so, anche in campo eri serio, dicono, eh. Vabbè, in campo gioco e penso a fare bene il mio lavoro, non è che mi metto lì a dire cagate in mezzo al campo. Invece poi dopo a cena Sì, dopo sei in bagno. finisce e parte alla rumba. Ok, perché Cannavaro ha detto che sei un bastardo, perché fai tutto il serio, poi in realtà sei uno dei più casinisti. Sì, no, mi piace. Piace stare in compagnia, dai, come a Ok, tutti. vabbè. Ok, poi quindi un altro casinista chi era? Della Ma nazionale, dico. anche De Rossi, poi c'è Oddo, Oddo, sì. ma tanti, Luca Toni. Scusa, allora, vabbè, uno che non ci aspettiamo, che invece in realtà, vabbè, quello forse eri te. E allora, uno il più tranquillo? Tranquilli. Perrotta. Sì, Non numero Perrotta, 8. tranquillo. Zambrotta, Ma tu con chi eri in Zaccardo. stanza? Al mondiale da soli, però di solito Ah. con Nesta. Però scusa, da soli, però poi la sera giocavate, non so. C'è sta Sì, leggenda che tu giocavi alla PlayStation, no, è ma vera? al mondiale avevamo la sala giochi sotto e quindi ci trovavamo tutti lì a giocare. Quando fai queste manifestazioni così importanti, la federazione ti organizza sempre nell'albergo una sala giochi grande per il passatempo. E quindi ci trovavamo Ok. tutti a giocare. Tipo Totti giocava a carte, è vero? Sì, Totti con Gattuso sono appassionati di carte. Ok, e tu invece giocavi alla Play, giusto? Io giocavo a play, io con De Rossi e Nesta eravamo un trittico Chi è? di Scusa, dici una partite. cosa, chi era il più bravo a giocare alla PlayStation? Ma ce la giocavamo io e Sandro. Sì. Ok, Sì. Sandro Nesta, immagino. Sì. E noi siamo Ok, stati 10 anni ma insieme in camera, sia al Milan che in nazionale, ah, e ok. quindi era tutta una sfida. Scusa, ma lui che prendeva la Lazio? No, giocavamo sempre Barcellona contro Barcellona. Così non Cosa immagini? avevamo. Perché così Ah, armi pari. non. Eh sì. Ok. E chi vinceva più volte te o più volte lui? Ma dipende Dipende. dai periodi, dalla Ma forma scusa, del tuo figlio giocatore. giochi alla PlayStation? Giocavo, adesso no. No. Adesso si è Senti, ma buttato su quei cosa? giochi. Adesso gioca su Fortnite, quei giochi lì che Ah, ok. Vabbè, non mi robetta. entusiasma. Ma scusa, il tuo alter ego, Pirlo, il tuo Pirlo alla Play, com'è? È fatto bene? Si potrebbe migliorare? Ma sinceramente l'ho preso poche volte, però Ok. sì. Beh, però fa strano giocare con se stesso alla PlayStation. Sì, non è uguale, Vabbè. non fa le stesse Miglioreresti cose. qualcosa? Ma no, potresti migliorarli tutti perché le cose non sono come succedono poi in campo, però è un gioco, quindi devi farli rendere al meglio. Ok, ma la sera, scusa, la sera prima di tu hai giocato finale di Champions, finale di Mondiali, la sera prima di queste partite importanti, come ti senti? Ma ti senti bene, pensi alla partita, certamente un po' di nervoso, di ansia, da adrenalina ce l'hai. Però, come ti dicevo, noi ci mettevamo lì anche per perdere un po' e far passare il tempo, ci mettevamo lì a giocare, ma giocavamo anche fino a tardi per far passare il tempo, però poi riuscivamo a dormire. Cioè, perché tanto l'adrenalina immagino che il giorno prima ce l'avrai a mille, non riesci a Sì, prendere sonno. Come anche fai a qualche prendere giorno sonno? prima. Cosa? Non ho capito. Come fai a prendere sonno quel giorno, la notte prima? Ma sei anche talmente stanco dalla partita che hai fatto prima, che era una semifinale, che sei andato ai supplementari, viaggi, ti stanchi, ti Ok. alleni e quindi per fortuna riesci a dormire. Ok, poi arriva il giorno della partita e negli spogliatoi tu hai un rito, qualcosa, ascolti una canzone in particolare? No, ascolto un po' di musica che passo sul mio iPad che avevo, sull'iPod, però non avevo una in particolare. E Passavano tipo, però con la qual è il testa e eri già genere? dentro lo stadio. Qual è il genere che ascoltavi? Ma ascoltavo un po' di tutto, un po' di musica hip hop americana, un po' italiani, un po' di tutto. Reggaeton. No, reggaeton, no, non andavo neanche ora in quel periodo.
Ok. Però beh, gli spogliatoi con tutti i sudamericani che avevate, magari. Sì, no, dopo sì, negli anni dopo sì, tra argentini, sudamericani, C'era musica. Marchisio che diceva che Cuadrado alla Juve faceva sempre Io non ho metteva giocato sempre. con lui, non ho Ah, giocato con ok. Cuadrado. Però Allora, Vidal piaceva. Vidal, Cioè. un'altra cosa ti volevo chiedere a proposito di te, la maledetta, no? C'è questa cosa della maledetta, come l'hai imparata? Cioè, come è nata? È nata guardando Juninho, che era un giocatore del Leone, che vedevo che calciava in questo Pernambucano. modo, cioè, che tirava in questo modo strano, e allora mi sono messo lì a vedere come faceva, e pian piano all'allenamento mi mettevo lì da solo e provavo a tirare. Prima volta non usciva, finché sono riuscito a Perché non usciva? trovare. Come si deve colpire? Spiegaci per noi Cioè, appassionati di adesso calcio. spiegare. Dai, che Gli così appena zoccoli, riaprono impossibile dall'8 tirare, giugno, c'ha appena gli si può andare a zoccoli. giocare. Impossibile tirare se c'ha gli zoccoli ai piedi. No, vabbè, proviamo. Cioè, le tre dita finali, giusto? Io so Ma no, questo. la palla che prendevo sotto la parte del pallone, la parte finale del piede, cercando di alzarla e poi cercando di farla scendere il più velocemente possibile prima che arrivasse in porta. Ma mentre ti allenavi hai mai preso una zolla di terra? Ti è capitato? No, Zolla no, però fuori dai tendoni sì, perché Ok, ma più che Zolla ti parte alta che non scende più. perché la palla doveva fare così e poi abbassarsi di colpo, Sì. giusto l'effetto? Ho letto un'intervista tua, comunque una cosa che c'è scritto su internet, che ti allenavi con le sedie a casa, è vero? Da bambino, sì, da piccolo, sì. O Cioè, quindi tu da col piccolo già volevi divano. fare. Come facevi? Cioè, in giardino mettevi le sedie? No, in casa mettevo il divano, le Ah, in casa. sedie, e con la finestra che c'era un riquadro che sembrava una porta, cercavo di fare delle punizioni. Mettendola sopra per poi far gol nella finestra con un pallone di spugna, con la pallina di spugna. No, E provavi già la maledetta o manetta no, però le punizioni sì. no? Ok. Un'altra roba, aspetta, qua c'è Pietro, che lo conosci, mi sa, digli che Peppo è il mancino più forte che conosce. È vero o no? Questo sia una cosa tra di voi. Uno degli unici. ma la maledetta, quindi, tre dita esterne, No, no, quello è giusto? tiro Coprirla esterno, sotto? no. Proviamo a fare un tutorial. Devi cercare di prenderla con la parte finale del piede, quasi sulle dita, andandogli sotto alla palla e Ok. cercando di dargli tipo uno schiaffo come la battuta di pallavolo, quella schiaffeggiata che la palla arriva in modo strano. Quindi dargli un colpo secco per farla scendere. Ok. Ma poi l'hai insegnata a qualche tuo collega? C'è qualcuno che ti ha chiesto ma come Sì, fare? poi dopo venivano lì, cercavano di tirare anche loro, provavano. Ah sì? Sì. Tipo chi? Ma qualsiasi, quando ci mettevamo lì a provare le punizioni, venivano sempre qualcuno a provare a tirare, poi dicevano come fai, come non fai. No, Ah sì, comunque. chiedevano al maestro consigli. Ok, No, è divertente, ti metti lì e provi. Non è così facile. ma invece, scusa, il soprannome maestro, com'è nato? Non lo so, Ah, ok. non sono stato io in giro per il mondo, hanno cominciato a chiamarmi in questo modo e poi è andata avanti. Senti, ma il futuro cosa che fai? So che ho letto che allenerai la Juve Under 23, può essere. No, che allenerò l'Under 23? No, no, che No. allenerò, sì, sto finendo il Ok. corso, infatti oggi abbiamo riniziato il corso da allenatori online, purtroppo, e tutti i giorni fino alla fine di giugno avremo le lezioni e poi da luglio spero di poter iniziare a lavorare. Quindi per ora non sai ancora dove e No, cosa. no, sto vedendo un attimo qual è Ok. la soluzione migliore. Premesso che la nazionale è un ottimo allenatore, ti piacerebbe però, ci vedrei un sacco. Vabbè, la Teddy nazionale, Rossi, allenatore, vice allenatore. allenare la nazionale è il sogno di ogni allenatore, però per quello ci sarà tempo. Mancini è
Molto bravo e lo sta dimostrando. Faresti prima un'esperienza all'estero? Ma no, è uguale, in Italia, all'estero. L'importante è avere un progetto ben definito e poter lavorare con calma. Quella è la cosa più importante. Poi che sia in Italia o all'estero non cambia niente. Ma parlando di giovani, giovani promesse, c'è qualcuno in cui ti rivedi o che pensi che possa avere un minimo le tue caratteristiche? Ma dicono Tonali, ma però Io quello secondo volevo me chiedere. non, come tipo di giocatore non mi assomiglia, magari mi assomiglia un po' con i capelli, gioca nel Brescia, però lui secondo me è un altro tipo di giocatore, molto più completo, sia in fase difensiva che di impostazione. È un mix tra me e altri giocatori, però è sicuramente il più promettente che c'è. E dei centrocampisti in Italia. Ok, quindi diciamo lui lo vedi più come tuo erede, dicendola così. No, non come erede perché il modo di giocare è diverso, però diventerà sicuramente un grande. Ok, ma è vero che nel 2005 dopo Liverpool-Milan volevi smettere? Ma quando ti metti lì e perdi una partita così, pensi di tutto perché è possibile che ti possa capitare una partita del genere, invece nel calcio capita. E pensi a tante cose, però poi torni a giocare e la vita ti ridà la possibilità di rigiocarti un'altra finale contro il Liverpool e di rivincerla. C'è un ragazzo che ti chiede la partita più emozionante che ti ricordi. Qual è stata? E poi ci manchi al Milan, vabbè. Ma la partita più emozionante, ce ne sono state tante. Vabbè, quelle del Mondiale sono emozionanti, le finali di Champions. Queste così importanti sono belle da giocare e le vivi intensamente. Ok. E poi ti chiedono questo aneddoto. È vero che quando giocavi al Brescia, dopo gli allenamenti facevi il crossbar challenge, non so cosa sia. Il? Boh, che ti allenavi a fare i cross. Vi allenavate dopo? C'era la challenge di fare i cross. È Ma no, ci vero? allenavamo quando andavano via tutti, si rimaneva lì noi giovani a tirare, a crossare, a fare qualsiasi cosa. Tu quando eri piccolo da grande volevi fare il calciatore? Cioè, sì, no, volevo fare solo quello. Ok. Ma è arrivato mio figlio. L'ultima domanda ti faccio, Andre. Sulla ripresa del campionato, volevo sapere un tuo pensiero, che ne pensi, visto che se ne sta parlando tanto in questi giorni. Dura, adesso bisogna vedere con i tamponi che stanno facendo come procedono. Sicuramente non è una cosa facile perché prima di tutto viene la salute. Poi se si può tornare a giocare e finire il campionato, tanto meglio, però c'è chi può decidere e chi dovrà decidere. Non sarà una scelta facile, però speriamo che possa succedere. Però beh, non può essere anche un modo per far ricominciare a lavorare anche diverse persone che lavorano al di là dei calciatori e Sì, ma quello presidenti, sì, tutte le persone all'inizio al mondo. come tutte le aziende, il calcio porta gente a lavorare, però deve essere fatto nella massima sicurezza, perché basta che se ne ammali uno, prende il coronavirus, si blocca tutto ancora. Quindi deve Quindi essere saresti tutto perfetto. favorevole o contrario alla ripresa? Ma sono favorevole se tutto procede bene. Basta che se ne infetti uno e è già finito tutto, quindi deve essere fatto tutto con la massima cura, ma sicuramente ne stanno parlando e staranno discutendo di questo. Ok, vabbè, l'ultima domanda, giuro, durante i fischi, mentre batti i rigori, ti chiedono qua i ragazzi cosa senti? Cioè, se ti distraggono o Ma meno? no, no, perché sei concentrato su quello che devi fare, quindi non li senti neanche come non senti quando ti applaudono o ti fischiano durante la partita. Ok, va bene, Andre, grazie per questa mezz'ora insieme, Grazie io ho preso a qualche te. domanda anche dai ragazzi che te le facevano Buono. e grazie mille. A A presto. prego. Ciao, Ciao a ciao. tutti. Ciao Andre. Ciao ciao.